Ciao a tutti ragazzi, sono Kitajuso e vi do il benvenuto in questo nuovo video di Minecraft. Allora, sto registrando come mio solito tutto di seguito. Penso che oggi riesca a registrare un paio di episodi massimo. Quello prima è questo qua. Perché non è che abbia più di tanto tempo, però piano piano riprendiamo la marcia. È un programma di far uscire almeno due episodi a settimana. Non prometto niente, però rimanete aggiornati sul canale perché è importante. Allora, sai che però intanto metterei uno scalino comodo qua. Oh, così non faccio tutto il giro tutte le volte. Allora, eravamo rimasti qui. Completerei almeno questa tratta di corridoio perché sennò non abbiamo fatto niente. Completerei almeno questa tratta di corridoio. Come state? Come state? Spero bene. Spero che stiate tutti bene. Allora, qui non mi sembra neanche così disastrosa la situazione. Non preoccupatevi se vi sembra tutto molto, come dire, molto strano questa cosa, però non preoccupatevi. Sai che io quasi quasi dove c'è la pietra la lascerei proprio, non mi interessa. Lascerei proprio la pietra lì, c'è normale. Ad esempio qua per terra, che sarebbe il piano di calpestio. Sì. Ad esempio invece qua che c'è la terra, metterei ovviamente un qualcosa di più accettabile. Porco Giuda, ho finito tutto. Mi tocca sempre di salire. Lo facciamo così, che è anche più comodo. Se no qua non finiamo più di fare avanti e indietro. Sposterei tutto io. Ne ho finito anche tutto. Un paio di palette. Un paio di palette. Potevo anche non tornare indietro a questo punto perché non c'era più tempo. E vabbè. È andata così. Il pavimento. Di che materiale lo faccio? Sempre da vetro. Però poi tutto abete stona un po'. Pietra normale, no, perché sennò esageriamo. Comunque io un po' la rimuoverei, eh. Ad esempio qua cerchiamo di dare una forma più, cioè che non ci sia una stanza fatta solo tutta di pietra, perché sennò poi ti stanchi dopo un po' di guardarla. Allora, procederei col fare un paio di chest, magari anche qui sopra, perché no? Perché dire di no? Ma sì, 4 chest, va benissimo. Madonna mia. Palle. Sti animali inutili che aggiungono veramente, oh. Cioè invece di aggiungere dungeon nuovi, boss, così aggiungono i lama. Ma io non lo so. Sono proprio degli scemi. Vabbè. Non incazziamoci troppo. Allora, che tipo di pavimento posso fare? C'è sempre abete, mi sembra un po' troppo tutto legno, boh. Magari abete, però
Però magari non tutti i blocchi solidi. Nel senso che anche un po' di scalini, magari anche un po' di decorazioni non fanno male. Proviamo. Ma questa è una freccia scura. In qualsiasi caso mi servono gli scalini sempre. Proviamo a fare tutto l'abete. E poi qui e là magari mettiamo qualche scalino. Sempre con la sua geometria, eh. Sempre con una sua geometria. Tipo qua che c'è questa formazione rocciosa. La proseguirei un po' fino a qua, ad esempio. Mi cucinerei anche un po' di pietra qua. C'è un paio di fornaci. Facciamo 3. Ci ho 6 stack. No. Però posso fare 32 a fornaci. Dividiamo in 6 parti. Perfetto. Ma, piano piano. Ecco, già non mi sembra troppo male, eh. Cioè, c'è proprio questo distacco tra la pietra e il legno che è fatto apposta per dare una certa. Comunque, boh, adesso vediamo. Adesso vedo perché non sono un architetto, quindi soprattutto non sono uno stilista. Quindi vediamo un po' come viene fuori sta roba. Ad esempio qui per terra dove c'è questa pietra, io la continuerei fino a qua almeno. Poi vabbè dopo qui inizia il baratro e quindi nulla. Ecco qui sotto che c'è questo spazio farei un punto d'attracco per dare un'entrata secondaria forse. Ecco, ad esempio questa roba qua va subito corretta. Proprio come se fosse una specie di palafitta, ma più graziosa. Almeno spero. Ora cosa mi tocca fare? Tutti i buchi che ci sono lì, ecco. Ah, è notte, non rompere le scatole, eh? Ah. Punto di rinascita impostato. Perché? Dovrebbe essere già impostato, boh. Verifichiamo come va il tutto qua. Che mi serviva un po' di pietra. Ci sarebbero anche da fare magari mezzi blocchi per risparmiare, però la pietra cosa mi interessa. Ecco, questa forma così quadrangolare qui non va bene. Quindi un po' di pietra così la rimuoverei e aggiungerei della pietra così, cioè della legna. No? Sapete che a me non sembra male. Non sembra male a me.
manca di registrare qui. Pochi minuti. Ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, eh. Non perdetevi nessun video perché qua si inizia a ragionare. Qua dove usciamo? Qui. Non è necessario aprire qua, eh. No. Per me non è necessario aprire, però qua poi vediamo come procedere. Qui c'è già della pietra. Rimuovo. Rumore. Ok, niente, sono i gatti che fanno casino. Sono i gatti che fanno casino. Bene, allora qua comunque questo forse lo lascerei per dare un senso, se no anche qui magari no. Ok, sì, per me va bene così. C'è ad esempio qui che c'è il piano di calpestio, ha senso che ci sia un qualcosa del genere. Ah. Qui ha senso che proseguo. Pure qui ha senso che ci sia. Perché il bordo, il contorno, come lo vuoi fare con questo? Per forza. Non credo sia necessario, però lo mettiamo per completezza. Ok, allora le pareti. Le pareti io farei così. Toglierei la terra dov'è? Metterei un davanzale così. E qui questa terra non ci sta assolutamente, anche se è naturale. Io la rimuovo. Aggiungo della pietra artificialmente, però sembra più una scogliera così almeno, no? C'è anche qua, poi andrà tolta questa terra qui, almeno. Farei un davanzale così e poi la finestra. Qui però c'è questa scogliera qua. Allora, dove c'è? Qui ricopro di legno e basta. Però dove c'è la possibilità, la finestra la faccio. Cioè, ad esempio, qui la finestra si può fare benissimo. Qui si può fare benissimo. Qui non si può fare perché c'è la scogliera e quindi niente. Una finestra angolare così. Bene, qui, vabbè, qua niente. Qui ad esempio c'è tutta questa terra che a me proprio non piace la terra, ma mi sa che mi tocca tenerla qua. Le misure delle finestre non saranno standard, eh. Tipo qua ad esempio ci andrebbe una finestra più piccola così magari. O sempre alta 3. Però solo qua. Qua ad esempio che c'è tutta una bella vetrata, io la farei. Una bella vetrata grande. Così tutta unica, bam. Sì, bello, bello. Qui pure c'è la possibilità. Facciamola sta finestra. Bam, così. Bello. Bella luminosa, bella grande. Questo qua.
Non mi convince sto distacco qui delle pareti, sta cosa qua che a sto punto io qua userei le scale per alleggerire un po' il tutto. Cosa voglio dire con alleggerire? Cioè che se metto delle scale piene, cioè dei blocchi pieni sono troppo invadenti visivamente, però invece se metto questa roba qua, metto questa roba qua non è male, eh. Qui io questa pietra la toglierei perché il vetro sta attaccato al legno nella realtà, quindi ha più senso che il vetro sia circondato dal legno e non dalla pietra. Qua ad esempio io la vetrata la potrei allungare, eh? Più bello, più bello. Qui che tutta sta parete è fatta così, io lascerei tutto pietra. Tutto pietra, magari sempre con degli incavi, con delle scale, per far sì che non sia troppo pesante visivamente. Delle volte mi dimentico di riavviare il timer. Infatti sono passati 16 minuti. Ok, allora io vi saluterei. Ci salutiamo qui. È stato un bel episodio. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Io vi saluto. Alla prossima. Ciao.